Andy Fedez, perché hai avuto, diciamo, dei diverbi via social, via con lui. Sì. Ecco, ma ieri abbiamo anche visto che il direttore di Rai 3, Di Mare, è andato in commissione parlamentare di vigilanza, ha detto che non hanno mai provato a censurare. Fedez ha contrattaccato oggi tenendo il suo punto. È interessante tanto quanto la piattaforma Rousseau, questo tema. Io credo nella vita di tutti gli italiani. Io non ho niente contro Fedez. Mi sono permesso una volta di criticare, due volte, quando si tirava la frutta e la verdura con sua moglie pensando che fosse divertente. Io vengo da un negozio di alimentari e anche da una famiglia che ha rispetto per il cibo, quindi mi ha toccato sul personale. E quando fece la beneficenza con la telecamera, perché secondo me la beneficenza prima di tutto è un sentimento e non si può spettacolarizzare una persona in difficoltà. Io vengo da una famiglia con difficoltà economiche, pignoramenti, quindi io, se Fedez fosse entrato nel mio negozio con una telecamera, non si sarebbero trovate più neanche le scarpe, nel senso che non si può umiliare una persona mettendosi al centro d'attenzione. Da quel momento io sono un nemico di Fedez, ma io non ho niente, noi ci sentiamo, ci siamo anche sentiti, no? Io semplicemente, così come quella volta che ho criticato Salvini, da quel momento io sono sempre... È il discorso sempre di prima della tifoseria. Tu non puoi fare una critica a una persona che da quel momento sei il suo nemico, ma per sempre. Ma in questo caso del primo maggio? No, ma io vorrei spostare... Io ho sperato tanto che lei non mi facesse questa domanda. Vedete, che avrei bisogno di un'ora per rispondere. No. Ma le voglio dire solo brevemente questo. Io mi sveglio tutte le mattine alle 5:40, faccio le mie cose, poi apro il computer e mi preparo per il programma alla radio. Io tutte le mattine devo schierarmi da qualche parte. Cioè c'è una polemica del giorno che mi chiede che maglietta indossi. Se io arrivo in radio e non ho una risposta, quindi se non ho sostenuto Fedez, io sono contro il DDL, sono omofobo, Poi il giorno dopo c'è Biancaneve, va bene baciarla, va bene non baciarla. Cioè io non capisco perché vivo in un contesto sociale dove per fare 4 click su 4... non lo so cos'è, comunque io devo schierarmi su dei temi che non mi interessano. Siccome io ho scelto la vita e sono arrivato a un punto nella mia vita dove ho aperto la finestra e è entrato il sole, allora io capisco che nella vita delle persone dove non c'è il sole c'è la bajour, diventa il sole. Ecco, io non mi occupo della bajour, io mi occupo della vita, ecco, questo voglio dire, non delle faccende della vita. Fedez fra 3 giorni avrà un'altra polemica. Io di Fedez e di Salvini non ho voglia di stare a fare il burattino, a correre dietro a persone che si mettono sempre al centro, anche in una festa dove poi è morta la ragazza, in questi giorni non si parla d'altro di lavoro. Non si fa così. Quando si va in un posto e si sa che si ha un'invadenza, non c'entra la censura, c'entra il buon gusto. Questo penso che sia il